Cioè, sta qui a Roma, di clausura, sta... allora non ho capito. Gemma, mi no, devi questa ascoltare. Questa sua amica sarà andata a questo santuario. Questo santuario, questa santa Gemma Galgani. Ma dove sta? Vanno, sta qui a Palavino. A Palavino. Oh, no, quello sta a Lucca, guarda. È un santuario delle monache di clausura. Io non mi voglio fare suora. Ho le fotografie. Questa santa vanno proprio per sposarsi le coppie. Allora. Cioè chiedono alla coppia, alla santa ci alla sposeremo. Fa delle grazie. E poi si sposano in quella chiesa. Vai là allora. In questa chiesa che sta qui a Roma, vicino a Palavino. Ok. Allora, se Gemma. Si deve trovare fidanzato comunque dalla chiesa. Però, sì, no? Deve andare prima da questa santa, ma che è da una sola. Sua nonna. Ma se la mia santa fare un fioretto. Ma Tinni, ma è la mia santa protettrice, porto il nome e il cognome, ancora non ha fatto insomma. Hai fatto il fioretto? No, non l'ho fatto il fioretto. Devi fare il fioretto. E quale sarebbe? Ma io Maria ci metto Gemma la mano Calcani. Sul fuoco che neanche se intraprende il cammino di Santiago di Compostela tu trovi un marito. Ma neanche quanto dura? Penso un mese di cammino, un mese e mezzo, due mesi, ma neanche in quel caso.